me il mostro di Firenze non sarebbe mai esistito, credo. Perché non sarebbe mai esistito? Perché questo non la Non lasciamo la so. cadere nel vuoto, perché? Perché arrivarono delle chiamate a casa di Spalletti da parte di un individuo che disse che doveva star buono e tranquillo perché a breve sarebbe uscito e difatti a ottobre, qui siamo a giugno, siamo a luglio, a ottobre succede un altro delitto del mostro di Firenze e quindi Spalletti esce. Bella, una bella ipotesi comunque Beh, questa, sono dati di fatto. fatto, No, no, però no, ma poi. no, non tanto questo, il fatto che se fosse stato libero forse non si parlerebbe del mostro di Firenze come ne parliamo ora. E ora andiamo su un classico che è classico comunque dell'identikit, no? L'identikit per eccellenza è quell'immagine, quel disegno, no? Dove tutti a volte anche fantasticano. Ora prendo l'esempio sempre visto che ormai va di moda il parallelismo di Zodiac, che comunque Zodiac uno con capelli corti, montatore occhiali anni 60, magrolino, potrebbe essere circa il 50% degli uomini della California degli anni 60. Qui già il mostro di Firenze inizia a avere già poi volevamo anche cercare di capire questo identikit da cosa viene fuori, no? Si sembra comunque una persona quarantina, cinquantina, c'è ovviamente chi ha cavalcato la pista, compagni di merenda, dice che assomiglia al Pacciani, c'è chi adesso ci vede il legionario vigilante. Questo identikit è qualcosa No, di reale innanzitutto era alto o è più farlocco, insomma? dall'1,80 in su, quindi Pacciani era 1,65. Vigilanti 1,85. Di vigilanti non parlo perché è indagato, Ah, quindi non si può no, fare. non si può Non si può fare, fare, ok. quindi mi dispiace. Pacciani era 1,65, i spari sul furgone dei tedeschi hanno un'altezza media di uno sparatore di 1,80 m minimo, come le impronte di ginocchio sulla panda del delitto dell'84 di Rontini e Stefanacci. Quindi da qui già nasce l'esigenza dell'accusa di trovare un complice alto almeno 1,80 Vanni, preciso. Ma anche quindi no, tu non puoi neanche parlare delle ultime risvolte, tipo se bevi l'acqua, non è indagato, quindi su questo potremmo parlare in teoria. No, No. Giobbe d'acqua non è Ok, non è indagato. No, indagato, ma volevo parlare, cioè no, chiaramente che sempre un. sappia io no, nel No, senso certo, allora possiamo parlare, no, sempre per cercare di tornare ai tempi moderni. moderni, chiamola così, no, anche perché comunque vedendo questo nuovo ritorno del mostro attraverso, ripeto, un crossover tra Zodiac, Mostro di Firenze, che penso neppure Netflix, no, possa immaginare una cosa di questo tipo. Comunque Gio Bevilacqua è comunque un personaggio che qualche interrogativo, nessuna volontà comunque di puntare il dito, ci mancherebbe, siamo qui per parlare, però quando giustamente accennavi a chi ha visto e ha accusato Pacciani di essere presente nel luogo del delitto, noi sappiamo che Gio Bevilacqua nel 94, se non sbaglio, Fu fu testimone al processo testimone, Pacciani. però fu testimone sbagliando un po' di cose, poi può essere, e quindi cioè, lasciando stare Zodiac, che vedo molto improbabile la cosa, comunque un personaggio interessante o perlomeno una nuova figura che si aggiunge a questa infinita mitografia. Quindi Gio Bevilacqua, lasciando stare la parte americana, onestamente ha detto qualcosa che non tornava, Allora, no? diciamo innanzitutto come nasce. Il discorso nasce da un giornalista della rivista Tempi che avrebbe raccolto uso il condizionale perché ovviamente gli atti di indagine non si conoscono. Avrebbe raccolto questa testimonianza che questo signore avrebbe confessato di essere l'autore dei delitti dello Zodiaco e mi pare di aver capito anche quelli del mostro di Sì, no, Firenze, entrambe. entrambi. Quindi da questo nasce un po' il discorso. E qual è la domanda, scusa? Questo Gio Bevilacqua, lasciando stare comunque il caso che sto rilanciato qualche mese fa, che effettivamente trova il tempo che trova, siamo onesti, poi ognuno è libero di esprimere la propria opinione e dire anche che Jack è lo squartatore, comunque Gio Bevilacqua, però Gio Bevilacqua già a suo tempo la sua testimonianza
creò qualche punto interrogativo, no? Sia sbagliando l'orario in cui venne a sapere dell'omicidio, e anche questa certezza, no? Di indicare di aver visto Pacciani in luogo del delitto. Cioè lui è uno dei pochi che dice Pacciani l'ho visto lì agli Scopeti, quindi un personaggio comunque perlomeno interessante. Posso, mi permetti di fare una premessa prima di parlarti di questo? Perché ho avuto e sto avendo già ho avuto una brutta esperienza della trasmissione Chi l'ha visto, proprio parlando di questo. Fortunatamente qui siamo in diretta e credo che nessuno possa tagliarci, e quindi posso esprimere questo concetto. No, perché il discorso è che la trasmissione Chi l'ha visto non solo ha tagliato la mia intervista, ma deformato quello che era il mio pensiero, nel senso che mi hanno chiesto chi fosse, la stessa domanda tua, Gio Bevilacqua, mi hanno chiesto che ruolo aveva al processo Pacciani, hanno preso un pezzettino e l'hanno inserito, e per arrivare al discorso del giorno di Scopeti, quindi dell'omicidio dei due francesi. Io ho premesso chi era Bevilacqua, che cosa ha detto il processo, per arrivare propedeuticamente, per arrivare a dire che cosa? Che Bevilacqua si sbaglia perché sbaglia giorno. Quindi sono stato tagliato e inserito esattamente al contrario di quello che io stavo affermando. E quindi poi con la trasmissione Chi l'ha visto ci saranno poi delle questioni di altra natura. E premesso ciò, che è una cosa molto scorretta giornalisticamente, io posso dire che quello che ho dissi al giornalista di Chi l'ha visto, Giuseppe Bevilacqua era un testimone che si presenta spontaneamente dopo 7 anni dicendo di aver riconosciuto in Pacciani una persona che si aggirava poco lontano dalla piazzola di Scopeti, ma non vicinissimo, un po' lontano. Però non viene ritenuto attendibile perché racconta dei dati piuttosto imprecisi. Ecco, questo del giorno racconta dei dati imprecisi relativamente all'ubicazione di dove era la ragazza con la tenda, descrive la ragazza con i capelli corti, mentre non aveva i capelli corti, aveva i capelli lunghi. Esatto, e quindi dà delle indicazioni, dice io abitavo a poche centinaia di metri, infatti era vero, però dà delle indicazioni che non convincono, perché non corrispondono alla realtà dei fatti, e quindi viene espunto come testimone. Detto questo, ci fermiamo, perché Bevilacqua è stato tirato in ballo, e quindi da un giornalista, e io ho parlato con il suo avvocato, il quale non mi ha detto che non rilasciava interviste e che si sarebbe attenuto ai vari passaggi. Quindi sì, credo abbia fatto querela, io non ho seguito più la situazione, e quindi non mi sento di esprimere un'opinione su una persona che conosco solo pochissime cose, insomma. Ma però mi sa un po' di scoop estivo questo di Chi l'ha visto, cioè molto di scoop estivo, perché hanno tirato fuori una lettera che tra l'altro gli ho dato io del 1988, che arrivò una lettera alla vecchia redazione, a un giornalista, Paolo Gheggi della Repubblica, dove arrivò una lettera dove c'erano dei segni astrali, e loro, io l'ho data al giornalista Chi l'ha visto, dicendogli che è accompagnata da una perizia della polizia scientifica che non la attribuiva al mostro, quindi era stata scartata. E loro ci hanno fatto sopra un servizio dandogli invece valore, cioè dandogli un po', diciamo, usando il condizionale sicuramente, però creando un'enfasi intorno a questa lettera che in realtà non dice assolutamente nulla.
Ma quindi sa di scoop estivo questa, questo servizio di chi l'ha visto? A questo punto siamo d'accordo sul fatto che comunque è una persona, mi sembra di capire, non toccata dalle indagini o comunque... Però allora, tu escludi che sia comunque una persona realmente sconosciuta anche alle persone che invece dalle indagini sono state toccate. Cioè, che comunque qualcuno... anche dei compagni di merende o qualcuno, qualche altra persona effettivamente qualcosa sapesse e non abbia mai detto nulla, anche se effettivamente magari loro non c'entravano niente. Ma io penso che se fossi stato il Pacciani e in primo grado mi davano 16 ergastoli avrei detto tutto, quindi almeno io, insomma. Nei suoi memoriali, infatti, tutte le voci, tutti gli scoop giornalistici che escludevano lui, lui li riprende e cerca di avvalorarli anche sul legionario. Cioè, quindi Pacciani dà delle indicazioni, cita anche nei suoi memoriali, cita il Narducci, cita Vigilanti, queste cose che voi state riascoltando adesso sono... tutte cose riesumate dai memoriali di Pacciani degli anni, nei primi anni 90, insomma, non c'è nulla di nuovo fondamentalmente, sono agli atti. E quindi Pacciani che faceva? Leggeva i giornali e quindi aveva letto di questo Vigilanti, e quindi dice, scrive al suo avvocato e scrive al procuratore, controllate questo Vigilanti perché... oppure dice controllate del medico al lago che è morto, perché probabilmente lo leggeva sul giornale, quindi non faceva delle rivelazioni che non erano note, erano già state pubblicate sui giornali, quindi è molto probabile che Pacciani leggesse sui giornali queste cose, no? Prima di fare anche un po' di domande al pubblico, che immagino abbiano più di un interrogativo e di una curiosità, io concludo sempre nella contemporaneità, visto che ne abbiamo parlato anche più di una volta sui social e parliamo di tecnologia. Se siamo nel 2.0, anche forse un pochino più avanti del 2.0 ormai, e se vediamo oltreoceano, quasi tutti, cioè molti dei cold case più nefasti della cronaca nera americana stanno venendo svelati grazie all'utilizzo del DNA. È un modo quasi anche assurdo, perché non è l'analisi che uno può pensare la CSI, viene trovato il DNA nel laboratorio, ma hanno fatto altro che utilizzare quelle banche dati aperte al pubblico degli alberi genealogici tipo Ancestry.com o altri siti di questo tipo, dove qualunque persona, qualunque privato può prendere attraverso un campione di saliva, un capello, mandarlo in questa banca dati, e poi essendo una banca dati condivisa uno può trovare anche dei parenti alla lontana, che possono essere in America, in Svezia, in qualunque parte del mondo. E attraverso questa operazione è stato svelato uno dei criminali per eccellenza, che era il Golden State Killer, che era un assassino e stupratore seriale che aveva praticamente sconvolto sempre negli anni 70 la California. Tanti sospetti, identikit, ma nessuno aveva scoperto niente. La polizia cosa ha fatto? Quasi per gioco ha preso un campione di un rapist, cioè ha rimasto delle tracce comunque biologiche di questo killer, visto che comunque era anche, tra virgolette, abbastanza facile, perché aveva fatto numerosi stupri, si parla di una cinquantina, sessantina, e attraverso comunque un parente lontana sono riusciti a incastrare questo De Alfonso, di origine italiana, che guarda caso era un poliziotto, che con totale tranquillità faceva una vita normalissima, poi la sera gli veniva lo schizzo e andava a rapinare o a stuprare o anche a uccidere comunque delle persone quando rischiava di essere scoperto. E se guardate comunque i giornali americani, uno dietro quell'altro, c'è anche ieri sto scoperto un assassino di una ragazza nel 74 che si pensava fosse una vittima di Zodiac, che fu uccisa su un altare in una chiesa, quindi si era tirato in ballo comunque i satanisti, così sempre attraverso un campione del DNA in un sito internet di alberi genealogici sono andati a bussare alla porta del presunto killer, hanno sentito un colpo di pistola, perché questo qui probabilmente aveva capito di essere ormai alle strette e si è suicidato. Quindi la domanda è: si pensa che
fra poco, questo è quello che dicono in America, venga fuori il nome del fantomatico Zodiac e quindi veramente si rivoluzionerebbe completamente una mitografia. Sicuramente non è quello del mostro di Firenze. No, infatti non è quello fin qui ci siamo, anche perché comunque sai che sbattimento dalla California arrivare a Firenze, ma perché poi insomma c'erano tanti altri posti dove continuare. Completamente diverse, anche la sfida che aveva lui, proprio anche mass mediale, no? Che è completamente diversa dal mostro di Firenze. La domanda è: la tecnologia può aiutare? Visto che noi vediamo sempre quello che facciamo nel nostro paese, no? Se ne dicono di tante, anche Ubi Cialtroni, non abbiamo mantenuto reperti, è impossibile trovarlo. Cioè, se davvero riaperto il caso, si volesse cercare di emulare il processo scientifico che stanno utilizzando gli americani, si può arrivare a trovare una traccia di DNA del mostro o forse ormai è troppo tardi, contando che Zodiac è anche antecedente al mostro di Firenze? Quindi no, non è troppo tardi, nel senso che su alcuni casi Alberica Filo della Torre ad esempio è stato risolto con il DNA. Però dipende molto dalla conservazione dei reperti e quindi c'è il problema della contaminazione, no? Quindi bisogna stare molto attenti su come sono stati conservati. È certo che io lo segnalai già in varie trasmissioni televisive 4-5 anni fa di fare il DNA sulla tenda dell'ultimo delitto, perché ci poteva stare il DNA del mostro, visto che l'unico reperto che è rimasto, mentre le macchine sono state demolite, sono state restituite già negli anni 80. Però anche lì dobbiamo andare su dovremmo trovare innanzitutto avere la buona volontà della procura, che fino ad oggi non c'è stata in questo senso di Firenze, e poi dovremmo essere certi di trovare un DNA non contaminato, ossia una macchia di sangue che non è delle vittime. Solo in questo caso potremmo ipotizzare e confrontarlo poi con i vari sospettati, con i vari personaggi. Potremmo ipotizzare perché il sangue, perché comunque è difficile che si possa contaminare un reperto con il sangue, mentre con il tatto, la saliva, uno starnuto, comunque la tenda potrebbe essere contaminata, mentre è difficile che un operatore di polizia scientifica si sia ferito e abbia lasciato il suo sangue sulla tenda. La lettera niente? No, la lettera di Silvia Della Monica. No, la lettera di Silvia Monica è stata già analizzata e non ha DNA, ha usato la colla, il Pacciani ha usato la colla, il furbo Pacciani ha usato la colla e i guanti. Quindi il furbo Pacciani ha usato la colla e sapeva anche che da un lembo di pelle, perché lui mandò un lembo del seno della ragazza uccisa, si potesse risalire alla vittima. Quindi era anche istruito a livello scientifico il Pacciani, secondo l'accusa. Però poteva essere un medico, no? Quindi chi l'ha fatto sicuramente aveva un minimo di cognizione di quello che poteva essere un'impronta digitale, un esame merceologico che poi viene svolto, o un approfondimento scientifico sui reperti. Adesso a parte gli scherzi, sulla tenda ci potrebbe stare teoricamente il sangue del mostro di Firenze, teoricamente. È chiaro che se da tanti anni anche l'avvocato delle vittime francesi l'ha chiesto, è chiaro che se non viene fatto, noi non sappiamo se è stato fatto, meno risulta. Un tentativo credo lo meriti, insomma, questa storia che va avanti da 50 anni. E proprio ieri dicevo a una collaboratrice che è intervenuta a Badia Passignano, una collaboratrice dell'ex procuratore Canessa, che questa storia, perché lei lamentava il fatto che pur essendoci delle sentenze si dibatteva ancora su questo caso.
Io gli ho fatto notare che comunque è un caso che non è chiuso, perché innanzitutto abbiamo 3 duplici omicidi che non hanno un colpevole e l'omicidio non cade mai in prescrizione. Le sentenze che sono state emesse a Firenze non lo so, ma almeno la stragrande parte di tutta Italia credo che pochissimi credono alla colpevolezza del Vanni, del Postino, di Lotti, eccetera. Quindi gli ho fatto notare che è normale che si continuino a dibattere, a fare discussioni, convegni scientifici, trasmissioni, libri su questo tema, perché è un caso che comunque lo si voglia mettere, non è risolto, perché i mandanti non sono stati trovati, i riti esoterici che dicevano non c'è traccia nelle carte, i soldi del Pacciani miliardario alla fine non era risultato miliardario, quindi aveva 80 milioni nell'85, 86, che non mi sembra una cifra da sicario del crimine. E che altro, sono rimasti sospesi, pending, quindi è normale che si dibatta, si facciano libri, si facciano convegni, perché nessuno in realtà, mai, pochi sono quelli che hanno creduto alla colpevolezza di questi fantomatici esecutori materiali dei delitti. L'unico capo dell'eredità è quello di cui non possiamo parlare, chi? Si disse che avesse avuto eredità, però non se ne può parlare, ma vigilanti, che si può dire che comunque il profilo perfetto vedendo la storia. Ma io credo comunque, io ho parlato anche con il legale di Vigilanti, anche con il legale dell'altro indagato che Caccamo, che vergognosamente sono stati sbattuti sulle prime pagine dei giornali, specialmente di un giornale, e faccio anche il nome, La Nazione, e sbatti il mostro in prima pagina, cioè. Su Vigilanti fondamentalmente cosa c'è? Ci sono degli piccoli indizi, delle piccole cose che andrebbero sviluppati. Ora io da giornalista non me la sentirei di mettere in primo piano la foto di un... ce ne sono stati già troppi di mostri di carta, insomma, che poi si sono rivelati non mostri, ecco. Quindi ci andrei un po' cauto. Lui la vive con una nonchalance proprio. Lui sembra anzi molto contento di fare le interviste, diciamo, oggi ci sono sul giornale, quindi non gliene può fregare di meno, nel senso che... Ex legionario, tanto ormai... Sì, è quasi contento di questa attenzione, quindi se io dico solo che se ci fosse stato qualcosa di serio e di corposo su Vigilanti, ormai è uscito da più di un anno... è indagato da più di un anno, credo che comunque adesso c'è stata una proroga delle indagini di un altro anno, a 88 anni, due persone che hanno 88 anni chiedere una proroga ulteriore di un anno, capito, però cioè, o si rinvia, se si hanno gli elementi si rinvia a giudizio oppure si chiude. Questo è il senso un po' della questione. Cioè, che aveva i proiettili, i Winchester che si diceva, aveva le pistole, ma la beretta, come dicevi tu, ce l'avevano tutti a quel tempo. No, una cosa veloce, cioè, l'accusa, se non sbaglio, poi ovviamente non insistiamo, visto che comunque un indagato... No, ma sono questi gli elementi. Gli elementi, non è che aveva dei proiettili Winchester H, che sono i proiettili utilizzati, da però tutti potevano avere quei proiettili, poi anche parlando di beretta, la beretta era una pistola comunque... No, fu provata e fu... Ho detto che adesso le ha perse quelle pistole, però anche qui arrivare a dire a perché le ha perse e quindi pensare che possa aver occultato sembra... a 84 anni, mi sparì 4 anni fa. Senti Marco, scusami, se ti interrompo, è l'indagine su... l'esposto su Vigilanti viene presentato nel 2013. Siamo nel 2018, a una persona di 88 anni, cioè... O si rinvia a giudizio se si hanno degli elementi, oppure si chiude, basta. Cioè, veramente, non far di altro. No, certo. Ti incazzi.
Ci sono domande così, almeno non su vigilanti. Il microfono. Ci sono domande, qualche curiosità, non su vigilanti che poi si arrabbia. È vero se soffriva di cuore Pacciani. Pacciani non è che soffriva di cuore, Pacciani ebbe due infarti, uno nel 78 e un altro nel 81. Quindi nell'ultimo delitto di Scopeti aveva, quando l'omicida rincorse il ragazzo francese che era un atleta, Pacciani aveva 60 anni con due infarti. Quindi questo è documentato, quindi insomma, oddio, tutto può essere, però non abbiamo la prova materiale che non era Pacciani, se no non stavamo qui a dibattere, ma non abbiamo neanche la prova materiale che lo era, e quindi qui è stata fatta un'opera di disinformazione spaventosa da programmi, non voglio fare nomi, però programmi di reti nazionali nel corso degli anni, insomma, si è raccontato solo un aspetto della medaglia e l'altro aspetto della medaglia è stato completamente omesso, e quindi io non ho fatto altro che tirare fuori l'altro aspetto della medaglia. Poi chi legge il libro, chi vede, prenderà il DVD o si vede la serie in TV, si fa una, è giusto che si fa una propria idea. Però se la fa sulla base di una completezza di elementi e non su una parzialità, cioè sentire l'accusa e la difesa, qui si è sentito solo l'accusa o quasi. Infatti il tuo approccio non è un approccio di natura manipolatoria, no? Che cerchi di piegare comunque i fatti e le prove secondo... Non ci sono tesi, cioè comunque se volete ricostruire, infatti dopo ci sono anche, come vedete, dei libri suoi che ha portato, se volete proprio a immergervi nel mostro di Firenze senza tesi, quindi non è assolutamente un saggio a tesi, questo è il testo per eccellenza, se non saresti qui anche a presentarlo, sì, perché è un quello testo che effettivamente... documentale, è un testo che documenta, io mi sono documentato in più di 20 anni di attività giornalistico investigativa e l'ho ridocumentato assieme a altri due autori con la prefazione di Roberto Abruzzone, e abbiamo appunto ridocumentato in maniera completa, quindi raccontando, sentendo una campana ma anche l'altra, e quindi per dare al lettore la possibilità di avere un quadro chiaro, non per sconfessare quello che è stato fatto dalla procura, come dicevo ieri alla dottoressa Bertold, ma per dare una più ampia visione dei fatti, per poter mettere appunto il lettore e l'informazione, dare un'informazione più completa a 360 gradi. Poi ognuno si fa l'idea che vuole. Certo. Domande? Qualche altra curiosità? È qui con noi, quindi qualsiasi domanda, anche qualsiasi interpretazione, qualsiasi tesi è ben accetta anche per parlarne. Tanto ha aperto ancora un gruppo Facebook, quindi lui penso di interpretazioni, sovrainterpretazioni. Vai, prego. Due cose da chiedere. Una provocazione. Vuoi venire qui, dai. No. Dai, una provocazione. Allora, la prima è, diciamo, il personaggio mostro di Firenze si fonda di base sulla unicità dell'arma, no? La pistola. Ok. Mettendo in discussione l'unicità dell'arma e allargando un po' il raggio, l'omicidio a Lucca, la coppia, gli omicidi delle prostitute a Firenze in quegli anni, è possibile che questo serial killer abbia compiuto anche altri omicidi? Allora, le famose morti collaterali, no? Come si raccusa? Allora, è possibile, tutto è possibile nella vita, cioè nel senso che io ho studiato, ho visto anche gli atti di quegli omicidi là, quelli delle prostitute a Firenze, che ci fece anche un documentario 2-3 anni fa.
Quelli sono omicidi di prostitute, quindi c'è un filo comunicatore, però sono omicidi diversi, quindi fatti da mani diverse. Vengono uccise con modalità diverse, circostanze diverse, da persone diverse. E poi quello di Lucca, mi hai detto? Sì, l'omicidio della coppia di Lucca. No, secondo me non è del mostro, perché comunque è una calibro 22, però viene fatto innanzitutto a gennaio e quindi non in estate. Viene fatto ai danni di una coppia con una calibro 22, ma i proiettili non erano serie H Winchester. Quindi perché dovrebbe essere lui? Poi viene rubato il portafoglio, mi pare, no? Giusto? Comunque mi ricordo questo. Quindi non ci sono indicatori che ci dicono che... Poi Lucca, insomma, è abbastanza distante da Firenze, quindi lui è sempre colpito in quella zona lì. A me a naso non mi dà l'idea che fosse lui, insomma. Poi non c'ero, quindi... Poi solo un'altra cosa che ho chiesto a chiunque, nessuno. Quando Nesi depone a processo dei compagni di Merende e parla dei suoi rapporti con Vanni, no? A un certo punto lui parla di questo lucernario maledetto e poi non ne parla più. Lucernario maledetto? Dice, lui va a casa di Vanni e gli dice Vanni di uscire, da spostarsi da sotto un lucernario, perché quello è un posto maledetto. Non mi ricordo qual avvocato, mi sembra una parte civile, non mi ricordo. Sai che mi sfugge questo passaggio? Dove l'hai pescato? Le deposizioni in processo a compagni di Merè, la seconda deposizione dei Nesi, e dice che non lo spiega, però dice che è a verbale. Che lui aveva fatto questo sogno in cui sognava Vanni, praticamente comincia a raccontare, poi viene interrotto, succede un po' di casino perché Filastò, no, c'era ancora fanno la butto un po' a caciara, sospendono, ricominciano e passano oltre, e lui però non, poi alla fine io non mi abito questo sogno di che parlava, quindi mi sa, no, ma vabbè, cioè il personaggio di Prato a cercare il Nesi. No, ci ho parlato un mese fa con Nesi, e a Prato, un personaggio molto simpatico, molto, però fondamentalmente non è che fornisce dei dati risolutivi. Lui dice di aver visto Pacciani la domenica all'incrocio di via Faltignano, che ha un paio di chilometri da Scopeti, no? Dice di aver riconosciuto il Pacciani insieme a un'altra persona. Ma il delitto non è avvenuto la domenica, quindi che dati ci consegna Nesi, poi concreti, effettivi, no? Non so, io non so se tra voi c'è qualcuno che magari aveva l'idea che fossero loro veramente i mostri di Firenze, o la pensa in questo modo qui, forse potrebbe essere una discussione interessante. Chi è pro compagni di Merende? Alzi la mano chi è pro compagni di Merende. Io sono spezzista. Speziano, si dice. Speziano. Alla tesi Carlo. È sembrata minacciosa la tua domanda, nessuno alza la mano. No, Spezzi io l'ho conosciuto, l'ho frequentato per vari anni, è bravissimo scrittore, bravissimo giornalista, espertissimo della questione. Non ero d'accordo, come gli dissi, sulla sua soluzione, tra virgolette, editoriale di Carlo, che poi nel libro che esce non in Italia, quindi all'estero, ha un nome e un cognome ed è legato alla pista sarda, quindi è uno dei sardi, semplicemente per il fatto che quell'individuo lì all'epoca era troppo giovane e che non vi è prova che questo personaggio possa aver fatto il delitto. Sostiene nel libro I dolci colline di sangue i passaggi finali in cui appunto si sostiene, che infatti ne parla presto uno di questi passaggi, del furto dell'arma a Villa Cigro
No. Alcune cose non sono documentate. No, no, allora il furto dell'arma a Villa Cito non è documentato, nel senso che ci fu un'indagine del colonnello Torrisi, io ho il rapporto di questo, di questa indagine, che indicava come possibile fonte, quindi provenienza dell'arma di un'armeria a Villa Cidro che aveva venduto quest'arma a un parente, a un compaesano dei Vinci. Questo signore si chiamava Franco Aresti, va in Olanda e però non viene più rinvenuta questa pistola, quindi è un'ipotesi, una supposizione. C'è anche se vogliamo andare per coincidenze, noi ne proponiamo per esempio un'altra sul libro. C'è un furto di una calibro 22 avvenuta nel 66, mi pare, a Borgo San Lorenzo, beretta calibro 22, quindi potremmo anche noi da questo discorso sviluppare una tesi e arrivare magari a un individuo. Non lo abbiamo fatto proprio perché riteniamo che fare delle ipotesi che poi rimangono così pending solo per farci un libro non... Poi tra l'altro il libro di Dolci Colline di Sangue, che è scritto in maniera splendida, bravissimo scrittore, però l'ipotesi di Carlo non è spezia a tirarla fuori, lui stesso lo dice, è di Magdalene Nab, che era una scrittrice belga. Io parlai con il figlio e fu lei a scrivere un libro dove proponeva lei questa tesi, quindi spezzi l'ha ripresa dalla NAB e l'ha riproposta in versione italiana, perché non esiste un libro della NAB in italiano. Purtroppo sono entrambi deceduti, sia la NAB che Mario Spezzi. Scusa, l'ultima cosa, quindi anche la denuncia di furto che fa Salvatore Vinci, che è riportata nel libro, in cui però non si sa bene cosa è stato preso a casa, eccetera, è vero o no? Allora, io a casa di Mario Spezzi ci sono stato varie volte e più volte l'ho sollecitato a mostrarmi questa denuncia, ma non me l'ha mostrata e quindi è rimasto un po'... C'è, non c'è... Io negli atti sinceramente non l'ho trovata. Quello che ho trovato è, in tutta verità, è un procedimento nei confronti di quel soggetto lì, quindi Carlo, da parte del Tribunale dei Minori nel 1974, quindi un procedimento non disciplinare, però un procedimento nei confronti di quel soggetto proprio in quell'anno lì dove dice che c'è il furto. Però questa denuncia io non l'ho mai fatta da Salvatore Vinci, perché lo scrive Mario Spezzi nel libro, non l'ho mai trovata e negli atti credo non ci sia, non sia presente, ecco. Però questo non vuol dire che non esista, insomma. Ci sono altre domande? Qualcuno, qualche curiosità? Beh, io comunque la domanda te la faccio, non è che devi fare, sì certo, a tesi assolutamente no, però comunque se uno dovesse riassumere, poi leggeranno il libro e tutto, anche se come hai detto è un documento che cerca di essere, di non collocarsi in nessuna pista ben definita, cosa pensa Paolo Cuochi? Questo immagino come individuo, come ricercatore, ma anche come appassionato, perché comunque come introdotto la serata il mostro di Firenze è diventato una vera e propria mitografia collettiva, cioè pensiamo soltanto, anche se dietro si nasconde una tragedia, ma come ogni tragedia poi viene rimasticata in quello che è l'immaginario pop, pensiamo ai meme su Pacciani, pensiamo a tutte le trasfigurazioni su Compagni di Merenda, ormai le citazioni che in un futuro probabilmente abbiamo citazioni di autori della letteratura, ma verrà continuato a citare, ha citato l'arrabbiatura del Vanni al processo, come il Valduce, come diceva Vanni, oppure il salto del capretto Puzio, cioè comunque si è creato un vero e proprio mondo, no? Collaterale, dietro si nasconde una tragedia, come diceva lui, si parla di persone anziane di più di 70 o 80 anni che sono state condannate all'ergastolo quando non erano colpevoli, però immagino che tu in 20 anni di ricerche più un'idea te la sei fatta, dicevi sempre un individuo, un serial killer
della zona, non è mai stato toccato dalle indagini, cioè cercare di capire qual è il tuo profilo, cercando di uscire anche male che vada da quello che è scritto, cercando allora, poi di essere anarchici. Ti correggo su un punto, io non ho detto che non erano colpevoli, ho detto che non ci sono prove della loro colpevolezza. Diverso. No, perché però per condannare una persona nel caso ci vuole la prova. Non diciamo che dei dubbi li hai messi, dai, ma sì, cioè, indubbiamente non credo, e questo lo dico dappertutto, in tutte le trasmissioni, nei libri, dappertutto, che non credo assolutamente a Pacciani, compagni merende. Però chi era il mostro di Firenze? Secondo me era un individuo che conosceva benissimo il territorio e conosceva, secondo me era vicino alle indagini. Non credo negli organi di polizia, però comunque aveva accesso a determinate informazioni di carattere riservato ai protocolli di polizia. Non è entrato nelle indagini, un personaggio che comunque è molto, molto abile a sparare, quindi sapeva sparare, alto 1,80 m. L'unico identikit, secondo me interessante da valutare, è quell'individuo che noi abbiamo visto a Vicchio nell'84, prima del delitto Rontini-Stefanacci, che punta questi due ragazzi nel bar, e noi riportiamo l'identikit con i verbali delle persone che l'hanno visto, più di una. E quello ci è sembrato un personaggio interessante che era degno di essere menzionato. È un capitolo che si chiama L'uomo di Vicchio, e il più interessante, diciamo, di tutti gli identikit che sono stati fatti. Questo è quello che mi sento di dire su chi potesse essere il mostro di Firenze, non di più. Io ho una cosa, una curiosità sull'elemento esoterico, nel senso, abbiamo capito che pensare a sette, complotti, non fa parte di questa storia, però mi sembra anche di capire che comunque tu non è che escluda che ci potesse essere una qualche ritualità, cioè il traccio di vite, ma anche prima, quando mi hai detto che comunque il giornale porno nell'altarino, quindi come vedi questa cosa? Cioè, pensi che potesse essere possibile che insieme ai delitti, ma anche mi può venire in mente anche il fatto di uccidere nelle notti di 9 luglio, che può essere interpretata in un doppio modo, cioè tipo per comodità perché non c'è la luce, oppure perché può essere più, non lo so, può rimandare a un qualche rituale. Certi particolari possono spiegarsi in vari modi, no? Tipo il traccio di vite può essere per un fatto molto pragmatico, perché a fianco, a 2 metri, c'erano dei filari di vite. O possiamo interpretarlo in senso esoterico. Quello che è certo è che se questo personaggio aveva dei riferimenti suoi personali, rituali, questo è possibile. Che però abbia utilizzato altre persone, oppure fosse un gruppo, una setta, questo è da escludere assolutamente, perché non ne abbiamo traccia negli atti, perché non c'è traccia sulle scene del crimine. Quindi fu pubblicato nei primi anni 2000 un fake strepitoso dei cerchi concentrici fatti, che sarebbero stati fatti prima, una trasmissione di Giallo 1 su Italia 1, ricordo, prima del delitto di Scopeti vennero fatti dei cerchi concentrici a Scopeti, prima con 2 segni aperti, poi chiusi. Era un'altra località, cioè questi, è venuto fuori dopo un po' che questi cerchi erano fatti non a Scopeti, ma a un posto che stava a 20 km da Scopeti. C'erano anche, mi viene in mente, le rose essiccate di Giuttari, i sigari spenti o altre che non mi ricordo. Però sì, quelle minacce al dottor Giuttari. Però elementi di evidenza, cioè se poi lui potesse avere un suo riferimento personale all'esoterismo, o poteva essere un giustizialista perché gli davano fastidio le coppie che lo facevano
sai, eravamo negli anni 70-80, quindi usciti da poco dagli anni 60, e quindi la libertà sessuale e tutto quanto il resto, un periodo storico differente dall'attuale, e quindi cambiavano gli usi e i costumi. C'erano queste coppie che si appartavano, cosa che non avveniva, per dire, negli anni 50-60. Poteva essere una persona che gli dava fastidio questo, quindi vedeva le coppie, un giustizialista, e allora gli dava fastidio questo. Cioè, possiamo dargli mille interpretazioni diverse, o possiamo, come dici tu, riferirlo a un fatto rituale. Questo non possiamo saperlo, perché il criminologo è bravo quando ha il soggetto davanti, ma poi non avendo il soggetto davanti può esprimere dei dati basandosi sulla statistica criminologica e criminale, che però esclude la molteplicità di persone, e quindi, escludendo la molteplicità di persone e la figura di una persona che manda altre persone a farlo, specialmente quelli anziani e ubriachi, e quindi riduce quasi allo 0% la possibilità che ciò sia avvenuto. Se poi ci può essere un unicum nella storia criminale, cioè, vabbè, è accaduto una volta sola nella letteratura a Firenze negli anni 80. Allora, signori, dovete portare la prova, che non siano le chiacchiere di Lotti, le testimonianze strampalate di Lotti, una confessione così tirata alla meno peggio, che questo caso sia veramente andato in questa maniera. Chiudo proprio con l'ultima domanda, che è per un salto un to be continued, no? Come ci sono anche nelle puntate, nella serialità, tu che hai fatto anche adesso, e lo ricordiamo, dal 9 al 16, se non sbaglio, su Italia 7.